importante è l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti dell'intera Toscana e conseguentemente il piano che con flessibilità magari porterà più a concentrare a Montespertoli nel lato centrale lo smaltimento dei rifiuti organici e magari chiederà un impegno che va oltre quello che può essere il rapporto di proporzionalità con gli abitanti di una realtà che invece sulla costa o nel sud vive proprio questa necessità di renderci più omogenei e più organici in una visione toscana. Ecco che io ritengo che questo piano in realtà fissa tre principi fondamentali: il superamento delle discariche, che sono una vera e propria bomba ecologica da un punto di vista ambientale, non tanto nell'immediato ma per quello che saranno le nuove generazioni, da più del 30% passiamo a non più del 10% dei rifiuti in discarica, dell'innovazione tecnologica, ovvero superiamo inceneritori, termovalorizzatori, andiamo verso nuove forme, l'ossicombustione, la scomposizione molecolare, che quindi rifiutano anche la stessa emissione perché i rifiuti li vanno a concentrare nel calore che poi può essere rigenerato per funzioni energetiche con quelle nuove tecnologie che saranno applicate negli impianti che vengono dal basso. In terzo luogo, proprio la partecipazione e il senso di rivoltare l'impostazione per cui con un piano si impongono degli impianti dei rifiuti e invece noi vogliamo che proprio le proposte che vengono dal basso, comuni, enti di gestione, gli impianti dei rifiuti vengano a essere fatti laddove c'è un clima per cui un comune, magari con l'obiettivo anche di ricavare risorse, decide di fare impianti dei rifiuti. E ci sono lezioni in Toscana, pensate al comune di Peccioli che con i rifiuti hanno costruito il loro sviluppo, la loro qualità ambientale, la loro qualità culturale. Quindi ecco, partire dal basso invece di partire dall'alto, quanto sia una visione di modernità. Tutto questo in un piano dei rifiuti che naturalmente già prevede gli stimoli a queste localizzazioni, ma non deve essere il piano a prevederli, perché la localizzazione nasce invece alla fine del processo, quando una proposta che viene da un comune e da un ente di gestione, vediamo, ha le condizioni sociali per essere poi tradotta in impianto. Sono 18 le proposte che vengono fuori e onestamente vedo che questa visione si sta affermando non solo in Consiglio regionale che ha respinto la pregiudiziale dell'opposizione che tendeva a far slittare il piano con 24 voti su 41, quindi una maggioranza al completa, mi sembra sia venuta a mancare un solo voto di una persona che non è presente, ma invece con questo piano noi creiamo un riferimento a tutta Italia. Riduzione dei rifiuti, politiche anche industriali che questo consentano, ma anche il riciclo, il recupero, il porta a porta, la differenziata, tutto quello che rientra in questa visione davvero che noi abbiamo, cioè di provare a rendere questo nostro territorio dal punto di vista ambientale e della salute più compatibile con le richieste che ci vengono tutti i giorni, dai più giovani alle persone più anziane, però dotare questa regione anche di tutta quell'impiantistica che consente alle imprese di trovare nella regione un'economicità che vede anche nello smaltimento dei rifiuti che non rientrano nel piano perché si tratta di rifiuti speciali, ma comunque il piano tenendo dentro una visione anche della manifestazione di interesse. Insomma, vogliamo capire in questi 60 giorni che ci dividono dall'approvazione del piano dei rifiuti, se perché a seconda di quante e quali osservazioni arriveranno significa che abbiamo o non abbiamo centrato l'idea di Toscana che vogliamo. Quindi si apre ora un confronto importante che faremo come consiglieri, andremo sui territori, continueremo ad ascoltare i portatori di interesse e capiremo se dobbiamo, se possiamo, se vogliamo modificare ancora questo piano che arriva al 2030. 35, quindi insomma è lontano. Televia è stata determinante nel sostenere un piano dei rifiuti che di fatto diventa un piano dell'economia circolare che noi abbiamo trasformato in piano industriale, un piano che produce lavoro, che produce energia, che produce calore, quindi fa dei rifiuti una materia prima per la produzione industriale che in Toscana era necessaria. Una Toscana che diventa solidale
dove territori importanti come Siena, Arezzo, Pisa, Livorno, Grosseto danno anche una mano solidaristica all'area della Piana Fiorentina, che non è stata in grado in questo momento di riorganizzare al proprio interno la propria definizione infrastrutturale, la Toscana che diventa una regione unica. Per questo noi abbiamo anche sostenuto una battaglia di un ambito unico territoriale e continueremo a sostenerla. Il dato politico rilevante di questa battaglia sui rifiuti è che Italia Viva è stata determinante nell'accelerazione per l'approvazione di un atto che era dovuto dopo 3 anni, che era un impegno di legislatura, che fa ancora più salda il legame che c'è fra Partito Democratico e Italia Viva nel sostegno a Eugenio Giani e in questo caso all'assessora Monni. Strumento importante per quanto riguarda la corretta gestione del ciclo dei rifiuti e anche per quanto riguarda la creazione di un aggancio all'economia circolare di cui tutti oggi parlano, ma che ha bisogno anche di strumenti per essere attuata. È un piano che è nato lungo un percorso partecipato da parte dell'assessorato, ma anche uno straordinario lavoro è stato fatto dalla commissione consiliare, che ha audito veramente tantissimi soggetti interessati e tantissimi sono i soggetti, sindacati, categorie, istituzioni che sollecitano appunto l'adozione di questo piano per poi andare avanti e proseguire nel confronto, nella discussione per arrivare a migliorarlo ancora prima dell'approvazione, anche vedendo quelle che saranno le osservazioni che verranno presentate. È un piano che guarda al futuro e che è in linea anche con le indicazioni del guardare futuro che fa l'Europa, perché è un piano che dà alcuni obiettivi importanti, quello della riduzione nella produzione dei rifiuti, della riduzione dei rifiuti che possono andare in discarica riducendoli a meno del 10% quando saremo a regime. È un piano che indica l'obiettivo di una modalità quali quantitativa migliore per quanto riguarda la raccolta differenziata e che dà degli strumenti per creare delle filiere industriali invece per il riciclo e il recupero dei rifiuti. Quindi è una risposta che verrà data alle famiglie, che verrà data all'ambiente, ma che viene data anche all'economia, perché in queste filiere industriali possono anche nascere e sorgere nuovi posti di lavoro. È un piano dei rifiuti che in realtà non risolverà il problema degli impianti nella nostra regione, perché la volontà dell'assessore di portare avanti parallelamente al piano la manifestazione di interessi sugli impianti ha dimostrato che ad oggi neanche la metà di quegli impianti che erano stati prospettati, compreso quello fondamentale di Empoli per quanto riguarda lato centro, saranno realizzati. Quindi questo è il punto fondamentale che poi andrà a incidere anche indirettamente sulle tasche dei cittadini e sulle tariffe, ma soprattutto andrà a incidere su quello che è il flusso dei rifiuti sul nostro territorio, perché non è proporzionato chiaramente il sistema degli impianti previsto, perlomeno fino ad oggi, rispetto a quello che è la produzione che ogni ambito territoriale ha dei rifiuti. Quindi continueremo ad esportare rifiuti fuori Toscana, a farli rigirare da una parte all'altra della nostra regione. C'è stato un no ideologico anche ai termovalorizzatori, mentre poi dall'altro lato si dà una proroga di 16 anni al termovalorizzatore di Montale con un revamping di quell'impianto. Siamo anche in una fase transitoria, perché poi questi impianti, anche se pochi che già hanno avuto l'approvazione, entreranno in funzione tra qualche anno, quindi saranno degli anni ancora molto difficili per quanto riguarda le tariffe. Lato centro, che è uno dei tre su cui è organizzato il servizio rifiuti in Toscana, non è in equilibrio, ha un gravissimo deficit di impianti e rispetto a questo noi abbiamo posto l'attenzione in modo particolare su 3 elementi di novità. Il primo, e cioè il fatto che Alia ha comunicato formalmente la rinuncia a costruire il nuovo gassificatore di Empoli. Secondo, il termovalorizzatore di Montale, che assorbe 55.000 tonnellate all'anno di rifiuti all'interno del lato centro, potrebbe vedere a breve una diversa
utilizzazione. Il terzo, perché il piano prevede la possibilità di trasformare le discariche di rifiuti speciali in rifiuti ordinari, come li chiamo io, cioè rifiuti urbani, prevede per esempio fra le altre ipotesi Serravalle, ma il Comune Serravalle Pistoiese con un ordine del giorno sottoscritto da maggioranza e opposizione è contrario a questa ipotesi. Questo significa che a fronte di un ato in squilibrio strutturale che porta i propri rifiuti un po' all'estero, un po' in altre regioni e fuori ambito, cioè a Peccioli, non si sono trovate ad oggi soluzioni adeguate e quindi questo piano secondo noi non risolve questo e molti altri problemi, abbiamo chiesto di rinviarlo. Questo piano dei rifiuti ha innanzitutto una gestazione lunghissima, lo attendiamo da 10 anni ed è quasi pronto da 3. E in realtà si è andato a creare, grazie a quelli che sono stati gli interventi su avviso appunto fatto dalla regione, dei privati. È un rovesciamento completo, invece di essere la regione toscana che ha dato delle indicazioni a seconda di quelle che erano le esigenze di smaltimento, gestione, raccolta, rifiuti, ha chiesto ai privati dove vorreste fare un impianto e in base a quello daremo un'occhiata e cercheremo di fare un piano dei rifiuti su quella impostazione. Non solo, finanziariamente l'intero piano si appoggia su alcuni aspetti e su alcuni impianti, come per esempio il gassificatore di Empoli, che è stato respinto dalla popolazione, che in pratica sovverte completamente l'equilibrio finanziario di questo piano. Insomma, probabilmente dall'adozione all'approvazione passeranno 60 giorni e dovrà essere radicalmente cambiato. In tutto questo i cittadini naturalmente si chiedono qual è il guadagno che ne avremo in termini di riduzione delle bollette, miglioramento della gestione, della raccolta e quant'altro. Probabilmente niente o addirittura un peggioramento, perché all'interno di questo piano si va a inserire quel progetto drammatico della multi-utility, grazie alla quale un servizio come quello che viene fatto dai comuni di gestione di rifiuti verrà buttato all'interno di una borsa e quindi praticamente le tariffe dipenderanno da quelle che sono le scommesse degli investitori in borsa piuttosto che dal reale costo di quello che è il lavoro che viene fatto. La Casentino Bike è uno degli eventi sportivi di maggior successo e di punta di tutto il territorio casentinese, la nostra magnifica vallata nord della provincia di Arezzo, è un territorio magnifico dal punto di vista naturalistico e soprattutto un territorio dove la bicicletta, lo sport della bici sta andando molto bene, molto forte, anche perché il nostro è l'unico territorio in Toscana che ha visto completare tutta la ciclopista dell'Arno, quindi nel nostro territorio la famosa ciclopista che parte proprio dal Casentino, ovvero dalla sorgente dell'Arno e deve arrivare a Marina di Pisa, nel nostro territorio è completa e quindi anche questo sta portando ad uno sviluppo importante di questa disciplina. La Casentino Bike con MTB Casentino è ormai una competizione storica nel nostro territorio, porta oltre 500 iscritti ogni anno. 30 anni significano essere ormai maturi e significa essere pronti anche a ospitare maggiori campioni rispetto al passato e a fare anche nuovi percorsi, come detto, all'interno del magnifico Parco Nazionale. Quindi per noi è un onore, un impegno da portare avanti insieme all'associazione, a tutti i volontari che ringraziamo e chiaramente aspettiamo tutti gli iscritti che provengono da tutta Italia nel nostro territorio. Un traguardo che sognavamo già da tempo e fortunatamente siamo riusciti ad arrivare a questo traguardo, cosa non da poco, perché manifestazioni importanti che reggono nel tempo, è un plauso a loro che vuol dire che c'è una stabilità solida e duratura. Novità e conferme di questa edizione? Ma le novità sono piuttosto importanti. Per questa 30ª edizione abbiamo cambiato totalmente i percorsi. Abbiamo fatto percorsi completamente rinnovati, inserendo anche un percorso marathon, dove va a toccare quei sentieri, quei tracciati, dove il Parco Nazionale è da oltre 30 anni che non è permesso poterci accedere per eventi di questo tipo. In deroga a questa cosa che abbiamo fatto quest'anno, ci è stato consentito il passaggio, per cui ne siamo molto orgogliosi e molto fieri di questa novità.
E devo dire che quest'anno per la trentesima anniversario della Casentino Bike abbiamo cercato con l'associazione appunto organizzatrice di coinvolgere più lati, come diceva, ovvero quello turistico, oltre che sportivo ma anche culturale. In che modo? È il terzo anno che la Casentino Bike ha la propria partenza, il proprio arrivo dentro il centro storico di Bibbiena. Questo ci ha permesso di dare un'offerta anche ai partecipanti che vadano oltre ovviamente un percorso meraviglioso all'interno dei nostri percorsi naturalistici del parco e non solo, ma anche poter promuovere i nostri musei, quello archeologico e quello della fotografia d'autore, e il nostro punto informativo, che per l'occasione organizzerà anche degli eventi collaterali per tutti gli accompagnatori dei partecipanti. Innanzitutto sono contento di accogliere ancora una volta l'amministrazione comunale di Bibbiena nella figura del sindaco Vagnoli, dell'assessore Nassini e l'organizzazione di questa splendida iniziativa che, pensate, è arrivata alla trentesima edizione. Quindi una sicura garanzia di storicità dell'iniziativa che peraltro dimostra di rinnovarsi tutti gli anni. Quest'anno ci sono dei percorsi nuovi che addirittura permetteranno di entrare nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi. Quindi rendiamoci conto quanto è splendido poter passare in mountain bike per questa iniziativa, tant'è vero che ci sono circa 500 partecipanti e sono numeri notevoli, fa parte della Coppa Toscana, e in più possiamo dire che tutti arriveranno nel centro storico di Bibbiena, che, lasciatemi dire, è uno dei più belli della nostra provincia di Ariete e di tutta la Toscana.